Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi voglio tirare il collo alla mia fresatrice della Parkside e utilizzarla per piallare queste tre tavole di ciliegio. Tavole che tagliai io da un tronco qualche anno fa, come vedete dal video, tramite questa guida collegata a una motosega. Chiaramente tagliando con la motosega le tavole non uscirono tagliate in maniera perfetta, addirittura ce n'era una con 8 mm di differenza da una parte all'altra. In rete ho trovato questo modo che è semplicissimo e molto molto economico per piallare. Mi è bastato comprare questa fresa che si chiama fresa da pialla. Io tra l'altro ho comprato anche quella che costava di meno, 19 euro su Amazon. Allora, come funziona il sistema? Ci vuole una base d'appoggio dove chiaramente adagiare le tavole, due sponde e poi costruire una slitta, come vedete è questa, dove far scorrere la fresatrice. È un modo veramente semplice e veloce e niente, chiaramente non lo faremo qua dentro, altrimenti sporcheremo dappertutto, lo faremo fuori nel cortile. Questa è la tavola che andremo a piallare, io l'ho già passata per qualche volta con la pialla a filo, come vedete me l'ha tirata bella liscia, però non mi ha, come si dice, non mi ha sistemato il vero problema che aveva la tavola, che era quella dello spessore. Da una parte ho 6,2 cm e dall'altra ho 5,9 cm, quindi c'è una differenza di 3 mm. Come vedete, qui sotto non passa lo spessore, invece qui passa praticamente e balla. Quindi cosa devo fare? Ho già messo in bolla la tavola, la passeremo con la fresatrice e cercheremo di togliere tutto il materiale in esubero. Poi al massimo, per ritirarla bella liscia ancora, gli daremo una passata ancora con la pialla a filo. Il sistema è semplicissimo, come vedete c'è una slitta che ho costruito in legno, passeremo la slitta piano piano e intanto faremo passare la fresatrice da un punto all'altro. Così andremo ad esportare il materiale in esubero. Per arrivare a, come si dice, all'altezza che vogliamo noi, cosa facciamo? Cerchiamo il punto più basso della tavola. Abbassiamo la fresa, la blocchiamo e poi freseremo a questa altezza tutta la tavola. Visto che sono 4 mm, sono quasi 4 mm, non andrò ad esportare 4 mm direttamente con questa fresatrice perché sicuramente non ce la farà. Io ho già fatto una tavola, quindi so già di cosa sto parlando. Questa mattina ho già piallato l'altra tavola perché sono tre tavole praticamente, ne ho già piallata una e settimana prossima piallerò anche l'altra. Cosa faremo? Esporteremo 1-2 mm alla volta.
Ora vediamo se la piallatura ha avuto successo. Ho piallato tre volte per raggiungere i 3 mm, 3 mm e mezzo che dovevo piallare. Ho dato due passate in una facciata e una chiaramente dall'altra. Come avete visto, lo spessore adesso passa perfettamente. Chiaramente non è perfettamente liscio, darò una passata con la carta vetrata prima di fare il tavolo. Siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Prima di salutarvi volevo farvi vedere il prima, che è questo. Come vedete, questo è un pezzo che è stato tagliato con la motosega, come vedete tutte le imperfezioni. E questa è una delle tre tavole che ho passato con la fresa da pialla. Come vedete non è perfetta, completamente perfetta, ancora qualche piccola imperfezione, però mi può permettere così di andare avanti col mio progetto, che è quello di creare un tavolo con le resine. Alla fine, quando creerò il tavolo, poi passerò con prima una carta vetrata grossa per togliere tutte le imperfezioni e poi andrò con una, come si dice, con una carta vetrata più fine per lisciare e far vedere le venature. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete vedere il proseguo del mio progetto, che è quello del tavolo in resina, e attivate la campanella così quando creerò altri video sarete informati. Buona serata.